Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumaro. Da sempre, nell'immaginario collettivo, siamo soliti associare la città di Napoli con il suo piatto tipico famoso in tutto il mondo, la pizza. Pare però che per il Gambero Rosso, una delle guide culinarie più famose del nostro paese, non sia più così. La miglior pizzeria italiana, infatti, secondo gli esperti della guida, non è napoletana, bensì veronese. A ricevere l'ambito riconoscimento, un locale di San Bonifacio in provincia di Verona, che scalzerebbe così il primato alla città partenopea. I pizzaioli napoletani però non ci stanno e scoppia subito la rivolta. Portavoci della protesta, Gino Sorbillo, proprietario nonché pizzaiolo della storica pizzeria in pieno centro a Napoli, e Francesco Emilio Borrelli, dei Verdi Ecologisti. I due denunciano come il Gambero Rosso abbia confuso la pizza per focaccia. Già, perché secondo alcune indagini più approfondite portate avanti dal sito culinario Scatti di Gusto, il locale veronese in questione non è una pizzeria, ma un'ottima focacceria. Pare infatti che sforni focaccia e cheeseburger con hamburger di manzo o la focaccina con lombatina di agnello, abbinamenti culinari che farebbero rabbrividire qualsiasi esperto pizzaiolo. Ma qual è stato il motivo per il quale la guida culinaria ha bocciato le pizzerie di Napoli? La ragione, secondo Borrelli e Sorbillo, è di natura strettamente politica. Poco tempo fa, infatti, il Gambero Rosso, a causa della morosità di Fitti per diverse centinaia di migliaia di euro, è stato sfrattato dalla sua sede napoletana di Città della Scienza. È stata dunque una ripicca della società che ha deciso di punire così le pizzerie di Napoli con questo sgarbo davvero intollerabile. Solidali con i pizzaioli anche l'Unione dei Panificatori Campani, i quali nella persona del loro presidente Mimmo Filosa hanno deciso di appoggiare le pizzerie napoletane contro quella che lo stesso presidente definisce politica antimeridionalista del Gambero Rosso. La protesta ha preso forma da oggi, quando all'esterno delle pizzerie sono stati affissi dei cartelli con due foto. La prima raffigura una focaccia, la seconda una pizza. Questo per aiutare i critici gastronomici della guida rossa a non confondersi. Pizza, 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 pizza,